Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Per la rubrica A tua difesa, oggi parleremo di tutela legale per malasanità o errore medico, incidenti stradali gravi e mortali e di risarcimento danni. Affronteremo questi argomenti insieme all'avvocato Emanuele Doria. Buonasera, avvocato, e benvenuto. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori collegati. Avvocato, iniziamo subito chiedendole qualche consiglio. Quindi, nel caso in cui si sospetti di avere subito un danno per un errore medico, lei cosa ci consiglia di fare? A mio avviso la prima cosa da fare è ovviamente rivolgersi da un legale che possa spiegare come possa essere fatto valere un errore medico, ma allo stesso tempo l'avvocato, o almeno per come vado io ad espletare la mia attività lavorativa, va ad indicare o a cercare assieme al cliente un medico legale che possa dare luogo ad una valutazione preventiva scientifica del caso, così da verificare se vi siano o meno i presupposti per introdurre un giudizio, perché ovviamente noi legali non possiamo avere delle competenze tecnico-scientifiche che riguardano la specifica materia che è in discussione. Faccio anche un'altra precisazione: in questi casi in genere servono due medici, un medico legale ed un medico specialista della materia che si sta affrontando, ad esempio. Se c'è stato un caso che ha riguardato un'operazione che ha ridotto la capacità di procreare, beh, in quel caso, oltre al medico legale, serve un ginecologo. Se invece si tratta di un caso nel quale c'è stata, ad esempio, un'operazione ad un arto rispetto alla quale poi sono rimasti dei postumi permanenti, ad esempio, non si riesce più a camminare bene dopo un'operazione presuntivamente sbagliata ginocchio, allora serve l'ortopedico. Ebbene, soltanto dopo che ci sia stato l'intervento di questi due professionisti medici, allora l'avvocato può valutare assieme al cliente di introdurre il giudizio, perché le nostre in questi campi sostanzialmente i giudizi hanno un carattere multidisciplinare, quindi non bastano le competenze legali, ma servono anche le competenze scientifiche. E l'avvocato, ripeto, almeno per come io interpreto la mia professione, svolge un po' il ruolo del regista, quindi nel collegare i clienti con i medici specialisti e successivamente utilizzare le relazioni che sono state fatte da questi medici specialisti, allorché ovviamente si tratta la presenza di presupposti per fare un giudizio, introdurre il giudizio. E chiudo brevemente con una parentesi: è molto importante fare uno screening preventivo della esistenza di presupposti medici per poter azionare un giudizio, perché i giudizi sono una cosa seria e sono anche una cosa costosa, quindi non si può andare a tentare scomodando, diciamo così, l'autorità giudiziaria e anche scomodando gratuitamente le controparti, perché se poi si perde perché non si aveva alcun presupposto per poter iniziare un giudizio, si può essere condannati non solo alle spese legali dovute alle controparti, quindi si pensi alle spese del medico singolo che è stato citato in giudizio, piuttosto che le spese dell'avvocato che della struttura sanitaria che è stata citata in giudizio, le spese della compagnia assicurativa che magari copre l'ASL. Ma si può essere condannati anche al cosiddetto danno per lite temeraria. Cioè è un risarcimento che va dato alle controparti che sono state chiamate in giudizio quando non c'era alcun presupposto né di fatto né di diritto per poterli andare, tra virgolette, a scomodare. Quindi bisogna essere molto seri e molto scrupolosi in questa materia,
e molto serio nei confronti dei clienti, perché altrimenti anziché aiutarli si può andare ad arrecargli un danno, insomma. E sono cose che purtroppo molto spesso accadono. Quindi comunque la prima cosa da fare è tanto rivolgersi a un avvocato e poi sarà l'avvocato ad indirizzare il cliente, quindi a chiedere tutta la documentazione e vedere se è il caso quindi di portare avanti, di andare a giudizio o meno, è giusto avvocato? Assolutamente sì, perché l'avvocato se non altro fa uno screening preliminare, verifica ad esempio se il caso non sia già prescritto. È ovvio che se già sono passati degli anni utili a far decorrere la prescrizione, è assolutamente inutile andare a spendere dei soldi da un medico legale che poi deve chiamare il medico specialista e via dicendo. Quindi il passaggio preventivo dal legale, dall'avvocato, è assolutamente fondamentale, altrimenti si rischia di mettere su documentazione, di spendere risorse, tempo e quant'altro e poi si fa un buco nell'acqua. Avvocato, nel caso in cui invece si sia avuto un incidente anche grave, che cosa si deve fare? Allora, per gli incidenti gravi, anche qui, questo è un campo nel quale interessare degli esperti che diano luogo ad una ricostruzione scientifica dell'evento che si è verificato. Ovviamente mi sto riferendo ai casi di incidenti gravi che abbiano portato a delle lesioni gravi, gravissime, se non alla, diciamo così, alla morte dello sventurato sostanzialmente. Quindi è ovvio che in questi casi, se non c'è chiarezza relativa alla dinamica, vanno chiamati, esistono degli esperti, molto spesso sono degli ingegneri, che in virtù della posizione dei mezzi, dei residui che sono rimasti sulla strada, delle tracce eventuali di frenata, vanno a ricostruire tutto quello che è accaduto. Ad esempio io mi servo di un esperto in materia molto, molto bravo a mio avviso, che lavora in tutta Italia, il quale addirittura fa una ricostruzione in 3D dell'incidente, oltre a diciamo così, sviluppare la propria perizia, tutti dei calcoli scientifici con formule ovviamente che vanno a ricostruire la velocità dei mezzi, la posizione che avevano sulla carreggiata e quant'altro. Posso anche fare il nome di questo collega, si tratta dell'ingegnere Lucio Vinchera, che è anche un professore universitario della materia. Ecco, allora io voglio dire, anche in questo campo non si può improvvisare l'apporto che viene dato da questi tecnici è fondamentale. È la condicio sine qua non, la relazione che fanno questi specialisti, da cui parte in qualche modo il lavoro del legale, che poi ovviamente ha tutte altre articolazioni, perché i danni che si possono subire nel caso di un incidente stradale, ma anche qui nel discorso degli errori medici, cioè i danni alla salute, i danni che vanno a ledere il nostro diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della Costituzione, hanno varie sfaccettature, perché si ha il danno biologico, si ha il danno morale, si ha il danno alla vita di relazione, anche detto danno esistenziale, nel caso purtroppo di danni fatali, cioè che abbiano cagionato la morte della persona, vi è il danno parentale, e tutte queste categorie di danno vanno praticamente tradotte in termini monetari, perché purtroppo il nostro ordinamento conosce un solo modo per poter ristorare delle lesioni al diritto alla salute, ed è il risarcimento. Quindi tutte queste tipologie di danno vengono poi, in virtù di determinati calcoli che vengono fatti attualmente sulla base di tabelle che sono predisposte dal Tribunale di Milano, portano alla richiesta, alla quantificazione del risarcimento.
Avvocato, quindi se facciamo un incidente stradale, la persona che sta alla guida viene risarcita solo nel caso in cui abbia avuto torto l'altra parte, ma per quanto riguarda invece i trasportati, quindi le persone che stavano in macchina, come funziona per il risarcimento nell'eventualità abbiano subito dei danni? Beh, in questo caso il codice delle assicurazioni private e la giurisprudenza, insomma, sono molto chiari. In quel caso il trasportato deve avanzare la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa dell'autoveicolo su cui viaggiava. E quindi nel caso del risarcimento, insomma, è sempre un confrontarsi in primo luogo con le compagnie assicurative. E quindi in quel caso, se vi sono i presupposti, perché viene risarcito il terzo trasportato, anzi, viene risarcito anche nel caso in cui il guidatore del veicolo su cui viaggiava aveva torto, perché comunque si tratta di un danno che gli è stato provocato comunque dal guidatore, che avesse torto o che avesse ragione. Abbiamo citato le compagnie assicurative, volevo, se è possibile, aprire anche una breve parentesi su questo aspetto. Come accennato, le questioni di mala sanità, piuttosto che quelle relative agli incidenti stradali, portano sempre ad un confronto con delle compagnie assicurative. E qui vorrei, diciamo così, sottolineare una cosa molto importante. Nell'immaginario comune, molto spesso non viene compresa come dovrebbe essere. Ad esempio, negli incidenti stradali, molto spesso vengono dei clienti che mi dicono: no, ho subito questo incidente, però c'è il mio assicuratore che si sta occupando di tutto. Ecco, questa è una cosa che a me, ma come a tutti quanti quelli che sono nel settore, fa un po' sorridere, perché la propria compagnia assicurativa non è altro che un imprenditore e quindi legittimamente, come tutti gli imprenditori, fa i propri interessi e soprattutto quando si verifica un incidente è portata a pagare il proprio assicurato. Quindi la prima cosa che è ovvio pensare è che cercherà di pagare il meno possibile. Ma c'è anche un altro aspetto molto importante. Ora va di moda la cosiddetta clausola all'entrato di assicurazione, come lo diranno tutti gli assicuratori, della garanzia legale, cioè vi fanno credere che sostanzialmente se vi succede qualcosa e abbiate torto o ragione, voi già avete il legale gratis che ci pensa tutto lui. Allora, qua è molto importante questo aspetto. Se succede un incidente che ha grave, gli incidenti gravi ovviamente comportano sempre anche l'apertura di un procedimento penale. Allora qui viene in rilievo, diciamo così, il fatto che queste clausole di garanzia legale tutelano fino ad un certo punto, perché la compagnia assicurativa ha la facoltà di decidere se nominare o meno un avvocato e se costituirsi o meno a vostra difesa nell'ambito del giudizio civile o penale che si va praticamente a svolgere. Quindi capite che è impossibile, allorché purtroppo si sia rimasti coinvolti in un evento di questa sorta, dormire sonni tranquilli aspettando che la compagnia decida se difenderci o no, quando magari c'è una imputazione per omicidio colposo, piuttosto che una richiesta di risarcimento che può essere di 1 milione di euro, di mezzo milione di euro, quando purtroppo i danni sono molto, molto grandi. Ma c'è anche un altro aspetto che non tutti sanno, che se voi nominate un legale, nonostante abbiate la vostra compagnia assicurativa che si costituisce in giudizio, il vostro diritto di nominare un legale di fiducia vostro, che guardate negli occhi, non quello che nomina la compagnia assicurativa e di cui spesso non vi forniscono nemmeno il nome e sta decidendo, diciamo così, di la vostra vita. Se nominate un legale proprio nel giudizio sia civile che penale, sia che vinciate, sia che perdiate la causa, in virtù di una norma del codice civile che è l'articolo 1917,
La compagnia assicurativa vi deve sempre pagare le spese che avete sostenuto per quel legale. Quindi sceglietevi il meglio che ci sia, diciamo così, sul mercato, perché gli interessi in gioco sono veramente importantissimi. Sì. Può capitare anche di aver sbagliato, ma questo è il lavoro degli avvocati. Dobbiamo fare in modo tale che dobbiate magari o essere risarciti al massimo, o se avete commesso un errore, errare umano, che dobbiate pagare il giusto, non più del giusto, ma soprattutto durante la tutela legale dovete poter chiamare il vostro, farvi dare gli atti, una cosa che non va molto di moda, farvi spiegare anche mille volte che cosa sta succedendo, come si svolge il processo, e non vi potete sentire purtroppo tutelati da un avvocato che la compagnia sceglie se nominare o meno, di cui non conoscete il nome, che non potete chiamare al telefono. Quindi molta attenzione su questo ambito, e ripeto, l'avvocato viene pagato almeno in grande parte dalla compagnia assicurativa. Quindi scegliamo il meglio che abbiamo a disposizione. Benissimo, avvocato, io la ringrazio moltissimo perché lei oggi ci ha dato dei consigli veramente utili. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, buon lavoro. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.